Salux, questo è Osservatorio Antimafia. Come sempre con voi Antonella Trano e Uno Rubardi. E la nostra regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao ragazzi a tutti quanti, ben ritrovati, ben ritrovati. Alla Camera il decreto salva Ilva. L'Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento del governo con 297 sì, 164 no e 2 astenuti. Diamo uno sguardo alla nostra testata giornalistica, alla nostra emittente online Pianeta Oggi TV. Dunque, in primo piano, nella homepage, abbiamo un titolo abbastanza forte: bomba atomica, la folle corsa verso l'autodistruzione. E qui ritroviamo alcune sequenze del terzo segreto di Fatima e poi tutto un discorso legato a un personaggio che noi conosciamo molto bene dal 93, ma non solamente noi, lo conosce un po' tutto il mondo, perché è stato ospite, io dico, in tantissime emittenti internazionali. Lui è Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato un po' come Padre Pio, stigmate che sono state più volte analizzate. Dunque ci sono, come dire, dei suoi messaggi. È molto interessante capire cosa può dire un stigmatizzato di fronte ad una umanità che si comporta in questo modo, ad una scienza senza coscienza, a personaggi squallidi, maledetti, che esplodono bombe atomiche, praticamente addosso alla loro casa, perché insomma la Terra, il mondo, il pianeta, chiamatelo come volete, è a fine la nostra casa che ci ospita, e noi lo bombardiamo più di essere completamente pazzi. E noi appunto documentiamo, siamo costretti a documentare queste situazioni. Ecco, non a caso il pianeta di oggi, Pianeta Oggi TV, perché sta descrivendo quello che sta succedendo. Dunque si prosegue, a proposito di brutalità, qui c'è un documentario realizzato da Fulvio Grimaldi, noto giornalista
un grande professionista, dove praticamente dopo la prima guerra del Golfo seguì l'embargo, una misura illegittima e ingiustificata che gradualmente privò l'Iraq, perché è di questa nazione che stiamo parlando, l'Iraq, lo privò dei beni essenziali, e quindi dei medicinali, al cibo. Ci sono i bimbi che sono ridotti veramente ai minimi termini, come limito a dire così. Ecco, ci sono delle immagini molto forti, per chi è un po' sensibile, ecco, suggerisco di non guardarlo, comunque la prima parte, perché insomma, bene o male, questi documentari devono essere mostrati per capire, con prove alla mano, e Fulvio Grimaldi queste prove le ha trovate e le ha messe in evidenza sotto i riflettori, e capire cosa sta succedendo. Dopo dunque intervento in Iraq è seguita una situazione veramente apocalittica, bambini che muoiono di fame, che muoiono per banali malattie, i genitori che poi alla fine anche loro o di crepacuore o comunque ammalati anche loro, non hanno medicinali per curarsi, fanno la stessa fine. Questo è lo scenario che c'è nel nostro pianeta. In questo caso abbiamo zoomato un attimo l'attenzione sull'Iraq grazie al documentario di Fulvio Grimaldi. Poi andiamo avanti, abbiamo una astronave extraterrestre che è stata filmata sopra Gerusalemme, veramente un filmato eccezionale perché si vede molto bene, veramente effetto fa vedere questa cosa, e c'è la spiegazione del noto giornalista, un grande professionista di Televisa, Jaime Maussan. Poi si prosegue, abbiamo i telegiornali di Pandora TV, c'è cioè una collaborazione che abbiamo con l'emittente diretta da Giulietto Chiesa, emittente online di Roma. Poi a seguire abbiamo il punto di Giulietto Chiesa, quindi altri notiziari di Pandora TV, e quindi l'editoriale di Mario Albanesi, presidente del circuito CONNA delle radio e televisioni terrestri locali. Una persona che c'entra sempre alla perfezione l'argomento, il problema, ecco, vi invito caldamente di seguirlo. Quindi il nostro settimanale che va in onda anche sul circuito delle TV e radio terrestri, che è Pianeta Oggi Report. In questo caso stiamo intervistando, anzi il sottoscritto sta intervistando il dottor Giovanni Zinolin, che stiamo parlando della crisi e come cercare di uscirne. E poi ancora una intervista esclusiva al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo, realizzata da Giulietto Chiesa, sempre in collaborazione anche qui con Pandora TV, l'abbiamo pubblicata anche noi, anche perché insomma più si parla di questo magistrato antimafia di Palermo Antonino Di Matteo e meglio è, perché come sapete insomma hanno cercato di cercano tuttora adesso di isolarlo, non parlarne mai, nei telegiornali non viene quasi mai nominato, a parte in queste ultime 48 ore perché ci sono delle notizie in corso che poi il vostro ospite spiegherà meglio, ma normalmente non se ne parla, oppure nelle conferenze quando è presente non c'è nessun mass media, come abbiamo visto ad esempio alcuni mesi fa a Venezia. Di fatto c'era il sottoscritto che comunque vabbè, portava un circuito di televisioni, ecco, per fortuna, però quello che fa pensare come mai questi giornalisti che poi fanno tanti corsi, no? Di fronte a questi eventi così importanti, che è fondamentale che un giornalista sia presente, loro sono tutti latitanti, la stampa latitante. A Venezia, quando è venuto Antonino Di Matteo, la stampa è stata completamente latitante. Questa è una grande vergogna, veramente. Alle 22:10, lo dico, lo ripeto, è stata una grande vergogna che nessun giornalista sia stato presente alla conferenza con Antonino Di Matteo, che sappiamo addosso a lui pende una serie minacce di morte da parte di Totò Riina. Dobbiamo accendere i riflettori su queste persone che sono in prima linea, che fanno la lotta contro la mafia. È veramente assurdo, incredibile che non ci sia la stampa dietro a seguire questi personaggi. Bene, non c'è altro da dire, aggiornamenti sulla valanga non ce ne sono, io se non avete domande vi restituisco la linea allo studio a Bari per la conduzione di Osservatorio Antimafia. A voi da Venezia è tutto.
Grazie Massimo, in effetti il rumore assordante Grazie. di questo silenzio è lo stesso di cui si parla nell'editoriale di Giorgio Bongiovanni, il direttore di antimafia2000.com, attentato a Di Matteo, basta ipocrisie. Lo trovate naturalmente sulla home page alla vostra destra, segnalato da una foto di Matteo con la sua scorta. Bene Aaron, da quando ci siamo lasciati l'ultima volta effettivamente sono stati diversi gli avvenimenti che si sono susseguiti. Certo, quello che maggiormente ha attirato il nostro interesse in questi ultimi 2 giorni è l'arresto dell'avvocato Marcataio, di cui tu hai scritto su Antimafia 2000, e ti chiediamo, ecco, così, di darci delle informazioni, di spiegare a chi magari non ha potuto seguire in maniera accurata l'avvenimento che cosa è accaduto e perché è tanto importante l'arresto di questo avvocato. Beh, sì, no, buonasera a tutti quanti i radioascoltatori, a chi si è messo all'ascolto soltanto adesso. Per quanto riguarda l'operazione di ieri mattina, quella tenuta dalla Guardia di Finanza, la valutaria di Palermo, la polizia valutaria, nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo. Seguendo i soldi di fatto e facendo riferimento alle dichiarazioni dell'ex boss dell'Acquasanta, il pentito Vito Galatolo, sono state avviate delle indagini nei confronti di questo avvocato che di fatto fungeva il ruolo di prestanome per la famiglia Graziano, per le famiglie dell'Arenella, e si era occupato nello specifico della vendita di alcuni box, alcuni garage proprio per conto della famiglia. Inoltre si occupava, secondo l'accusa composta dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi, PM della DDA, Maria Picozzi, Roberto Tattaglia, Francesco Del Bene ed Amelia Luisa, secondo la loro ricostruzione. Di fatto, lo stesso avvocato penalista, l'avvocato Marcello Marcataio, di fatto si era messo a disposizione delle famiglie mafiose, proprio per permettere di nascondere questi soldi, reinvestire questi soldi e riciclare questo denaro per la famiglia mafiosa. Cosa è emerso in più? Perché le parole di Vito Galatolo, in base al racconto che ha fatto Vito Galatolo agli inquirenti, è emerso che proprio dalla vendita di questi box, che dovevano fruttare circa 500.000 euro, ben la metà, 250.000 euro, sarebbero stati poi utilizzati per acquistare il famoso tritolo per compiere l'attentato del PM Nino Di Matteo. È un progetto di morte di cui parliamo da tanto tempo, la cui ricerca del tritolo viene compiuta ormai dal 2014, quando l'ex boss dell'Acquasanta aveva rilasciato le prime dichiarazioni, proprio parlando di questo attentato, che doveva essere organizzato su mandato del capomafia superlatitante Matteo Messina Denaro per conto di figure esterne a Cosa Nostra, gli stessi di Borsellino, ricordava Galatolo. Bene, per quanto riguarda il tritolo, ancora non si è trovato nulla, però ecco che questo sicuramente è un elemento importante al riscontro delle parole del pentito, quindi si può dare un importante riscontro di attendibilità. Anche proprio per poi arrivare ancora al momento, non c'è una patente di attendibilità per quanto riguarda Vito Galatolo, però trovare riscontri di questo tipo è sicuramente una cosa importantissima e fondamentale. Per quanto riguarda il ruolo di Marcataio, le stesse intercettazioni che ci sono state all'interno dell'inchiesta dimostrano come lui stesso si stesse preoccupando, insomma, della vicenda. Lui dice di non sapere poi i soldi a cosa fossero destinati, però fatto sta che è lui stesso che ammette di aver un legame con la famiglia De Graziano, ovvero quella
che aveva il compito di tenere l'esplosivo, che poi è anche riuscito, Vincenzo Graziano, prima dell'arresto nel dicembre 2014, sarebbe riuscito a spostare anche il tritolo in base alle rivelazioni dell'altro pentito, Francesco Chiarello, dello scorso settembre, che appunto parlava del fatto che il figlio di Graziano gli aveva rivelato in carcere che il padre era riuscito a spostare proprio quell'esplosivo prima della, dell'arresto nel dicembre 2014. Proprio alla luce di questi ulteriori riscontri, ecco che ritorna in auge appunto la sicurezza o comunque il tema del, del progetto di attentato nei confronti di Nino Di Matteo. È assolutamente da parte nostra, e speriamo, ci auguriamo noi anche da parte delle istituzioni, la necessità di non lasciare solo questo magistrato in, in questo momento particolare, affinché la storia non si ripeti, così come accadde nel tragico 1992, quando a perdere la vita furono Falcone e Borsellino, gli agenti delle scorte. E infatti questo, questo arresto consente anche di far comprendere in maniera ancora più evidente quanto profondo sia il legame tra Cosa Nostra e i famosi colletti bianchi. Comunque tutti quei professionisti insospettabili che senza alcuno scrupolo mettono a disposizione della più, più grande e più organizzata organizzazione mafiosa, perdona il gioco di parole, organizzazione criminale, mettono al servizio il proprio nome e le proprie anche competenze professionali proprio perché vengano commessi reati e omicidi di questo genere. Allora è sufficientemente chiaro adesso, secondo te, per chi non è anche addetto ai lavori, quanto intimo sia il legame tra Cosa Nostra e l'imprenditore o comunque tutti quei professionisti che sono, che ruotano attorno alle sue attività? Ma guarda, Antonella, Giovanni Falcone chiamava e Paolo Borsellino, che seguendo chiamava... il denaro si arriva, sì, infatti. Sì, poi non solo, chiamavano quel, quel settore il famoso terzo livello, cioè quei rapporti tra la mafia, la politica e l'imprenditoria. Terzo livello, che non è la prima volta che accade nel corso della storia. Ancora una volta, come ha anche ricordato in conferenza stampa il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, si dimostra come se da una parte la mafia dal punto di vista militare può sembrare indebolita, altrettanto certo non si può dire di quel livello economico e politico che del suo livello economico e politico che appare sempre più forte, proprio per questi i legami che ci sono tra la palude delle, dei professionisti, delle professioni, diciamo, e la mafia stessa. Non è la prima volta che accade per quanto riguarda questo episodio di Marcataio, sicuramente rilevante. Oggi ho letto anche, leggevo del fatto che l'Ordine degli Avvocati avrebbe chiesto la sospensione o comunque l'esclusione dello stesso, quantomeno fino a quando non verrà chiarita questa vicenda. Ma ci sono tantissimi altri professionisti nel corso della storia, anche recente, di Cosa Nostra, in cui si evidenziano questi tipi di rapporti. Penso ad esempio a qualche anno fa, quando venne arrestato il capomafia, l'architetto Giuseppe Liga, che era un soggetto appartenente anche al Movimento Cristiano dei Lavoratori, che di fatto entrava e usciva dagli uffici dell'ex governatore Raffaele Lombardo. Questi non era un semplice poi prestanome, si era scoperto che era l'erede di Salvatore Lo Piccolo, che quindi governava nel mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, subito dopo l'arresto dei due, di padre e figlio, dei due Lo Piccolo, insomma. Oppure un altro esempio può essere dato da Giuseppe Guttadauro, sempre per quanto riguarda l'epoca di Cuffaro, il medico Giuseppe Guttadauro. Di fatto nel suo salotto, dove erano piazzate le cimici, tra l'altro, si parlava di tutto, di candidature, di medici da sistemare. Una vicenda che c'entra sicuramente con Cuffaro, proprio per il fatto che lo stesso ex governatore è finito in carcere, condannato, proprio perché lui di fatto avvisava di queste indagini allo stesso gruppo di Guttadauro e soci, Aiello e quant'altro.
ma poi di nomi ce ne potrebbero essere tantissimi. Penso sempre anche a Giovanni Mercadante, che è stato deputato per Forza Italia, e tanti altri ancora. Pensiamo anche al passato antico, i legami tra imprenditorie e mafia. Michele Navarra, prima boss di Corleone, prima ancora di Eligio, di Rina, dei Provenzano, era un medico, insomma. Questo legame così profondo e così stretto è lo stesso di cui parla sempre Nino Di Matteo nel suo libro Collusi, perché politici, uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia. Maron, perché secondo te questo ancora avviene? Beh, questo avviene perché ancora non si è trovato probabilmente la volontà, credo io, più che la soluzione. Manca proprio la volontà di trovare una soluzione da questo punto di vista, per quanto concerne il colpire proprio quel legame che c'è tra imprenditoria, politica e mafia. Questo lo dico senza alcun tipo di remora, per il semplice fatto che negli anni scorsi è stato creato penso per esempio alla legge sul voto di scambio politico-mafioso, che anziché essere migliorata è stata peggiorata da tutti quanti i punti di vista, per cui oggi diventa ancora più difficile colpire, diciamo, dimostrare che ci sia lo scambio elettorale politico-mafioso. Il 416 ter è stato modificato in questo senso, con critiche di tantissimi addetti ai lavori, oppure anche il fatto per cui ancora oggi, nonostante sia sempre più evidente che mafia e corruzione siano due facce della stessa medaglia, ancora oggi ci ritroviamo di fronte a una non equiparazione dei due tipi di reati. Quindi diciamo che diventa una mafia che è, di fatto viene colpita o viene sempre più colpita nelle sue ali militari, una mafia che appunto viene sempre meno colpita per quanto riguarda quei livelli più alti. Con un altro dato che viene messo in evidenza sia nel libro di Antonino Di Matteo Collusi, sia anche in base alle investigazioni fin qui condotte a Palermo e non solo, è l'aspetto che oggi è cambiato il rapporto, il reciproco rapporto, cioè ovvero mentre in passato erano le mafie a cercare la politica per eventualmente fare affari, oggi è il contrario, ma è la politica che cerca la mafia per fare affari. Sì, Aaron, ma mi vengono dei dubbi nel leggere la storia. Sembra che un pentito abbia comunicato la vendita di questi box e quindi l'utilizzo del denaro per fare l'acquisto del tritolo. Ma l'avvocato arrestato, l'avvocato Marcataio, secondo te sapeva dell'utilizzo di quel denaro per l'acquisto del tritolo? Allora, a suo dire no, non sapeva l'utilizzo esatto, perlomeno nel momento in cui questo veniva eseguito. Cioè, ovvero nel primo momento lui raccoglieva i soldi, aveva questo rapporto con la famiglia Graziano e tanto li dava. Però c'è un dato che nel momento in cui che emerge dalle intercettazioni è proprio quello che nel momento in cui il collaboratore di giustizia, erano emerse le notizie dell'attentato e di quant'altro, del progetto di attentato, già si parlava del reperimento del denaro. Parliamo praticamente del dicembre 2014, poco più di un anno fa. Lo stesso Mercataio, insieme ad altri soggetti, commentava e faceva dei riferimenti
quasi a dimostrare come che avesse paura, insomma, di quello che poteva emergere. Quindi si faceva riferimento anche al fatto dell'esistenza di questo tritolo. Si preoccupava del fatto che lui si sentiva tranquillo che non si stava facendo più vedere vicino a soggetti mafiosi, ma ormai da tempo c'erano le cimici piazzate dal giugno 2014 nel suo ufficio, quindi insomma sarebbe stata solamente questione di tempo, chiaramente non poteva saperlo. Ma come può essere che alcuni di loro sappiano alcune cose e non altre? Cioè, voglio dire, un pentito se conosce alcune cose può non sapere il resto. Sono divisi in cellule, sono divisi in gruppi isolati, ognuno fa il suo. Perché questo possa avvenire, cioè, voglio dire, se un pentito dice a che cosa serve quel denaro, dovrebbe sapere anche il tritolo acquistato dov'è. Allora, per quanto riguarda Vittorio Galatolo, ha dato indicazioni di dove era il tritolo. Fatto sta che quando è uscita la notizia lo stesso non era più lì, in quanto è stato spostato evidentemente da qualche altro soggetto che era ben informato. Lui ha dato indicazioni di dove doveva essere, dove si doveva andare a cercare. Vito Galatolo non è l'ultimo arrivato, era il capomandamento della famiglia dell'Acqua Santa, insomma, quindi non era assolutamente, insomma, l'ultimo dei mafiosi nella zona, era assolutamente ben informato, tanto che a suo stesso dire è uno dei pochissimi che hanno partecipato a quella riunione ristretta insieme a D'Ambrogio, insieme a Biondino, che sono gli altri due soggetti della mafia palermitana, uno del mandamento di San Lorenzo e l'altro del mandamento di Porta Nuova, che si incontrano e parlano del progetto di attentato e che si impegnano anche per reperire il denaro e far sì che questo stesso attentato possa essere messo in atto. Questo è quanto ci racconta. Era una riunione ristretta nel dicembre che si è svolta nel dicembre 2012. Adesso ci sono indagini in corso per quanto riguarda tutta quanta questa vicenda. Si saprà forse la verità, quello che noi comunque ci auguriamo, oltre che venga il più possibile fatto questo scudo nei confronti di Nino Matteo, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche nella possibilità, come ricorda il direttore Bongiovanni nell'editoriale, di poter lavorare nel modo migliore al giudice Di Matteo. Ma anche perché, se è vero che ci sono questi compartimenti stagno, in un eventuale tentativo di difesa di ognuno di essi, ma soprattutto dell'ultimo arrestato, potrebbe essere comodo, diciamo, rifugiarsi in una "io so fin qui", e quindi potrebbe anche non essere tanto coinvolto. Voglio dire, se una persona qualsiasi va da un avvocato e gli affida l'incarico, se non conosce bene le finalità e conosce soltanto il committente, non so fino a che punto può essere, intendiamoci, non sto facendo l'avvocato difensore di nessuno, sto cercando di capire se questi signori hanno imparato a muoversi secondo compartimenti stagno per tutelarsi di più. Guarda, da un punto di vista pratico, Cosa Nostra è comunque per compartimenti stagni, cioè, ovvero ci sono delle cose che non tutti sanno tutto, ci sono cose che solamente la cupola sa e non gli esecutori materiali. Per fare un esempio, comunque, per quanto riguarda l'avvocato Marcarcello Marcataio, lui non è indagato per l'esplosivo o per procura attentato o per l'attentato. Lui è indagato con l'accusa, ed è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio aggravato al favoreggiamento alla mafia, questo a prescindere, cioè, per aver appunto riciclato i soldi di Cosa Nostra, in quanto non è che c'erano solamente quel reinvestimento di capitali illeciti, veniva fatto
anche per altre cose, non solamente chiaramente per reperire l'esplosivo. Lui non era consapevole di che cosa ci facevano con quei soldi, ma non è detto che lo debba per forza sapere, lo sa ovviamente il capomafia. Il capomafia dà a un suo sottoposto o comunque a un soggetto a lui vicino che fa da prestanome o quant'altro, chiede di reperire determinati fondi, questi vengono reperiti e lo sa lui, insomma, quello che ci fa. Insomma, è un semplice esecutore alla fine della fiera, non è detto che debba sapere la ragione per la quale quel denaro viene richiesto, perché cosa viene impiegato. Certo è per farvi un esempio più drastico, Gaspare Spatuzza, che era Gaspare Spatuzza, quando gli reperisce l'esplosivo, lui non sa inizialmente che è per Falcone e per Borsellino, lo sa dopo, a eventi fatti, capisce che quell'esplosivo che lui aveva recuperato è servito per quelle stragi. Scusami, una domanda un po' strana, ma mi viene... Se fossi io ad indagare, insomma, nella mia ignoranza, avrei tentato di coinvolgere questo signore e chiedergli di giocare, di lavorare per me, voglio dire, per me giustizia, prima di pubblicare ufficialmente il suo coinvolgimento. Cioè, non sarebbe stato più strategico dire adesso continua a fare quello che devi fare, ma lo fai per noi? Ma si può da fare. Un punto di vista giuridico non credo che per un'autorità giudiziaria di quel tipo sia una cosa legale, non credo che sia una cosa inserita prevista in termini di legge. Un conto è avere il confidente per quanto riguarda le forze dell'ordine, un conto è da un punto di vista di un'indagine condotta dall'autorità giudiziaria e quindi dalla magistratura. Detto questo, per fare sempre un esempio, ci sono i servizi segreti che spesso si appoggiano a queste situazioni. Penso al caso del collaboratore di giustizia del pentito Sergio Flamia, che è stato uomo a libro paga dei servizi segreti, per cui è stata anche condotta un'operazione di polizia nel 2008, l'operazione Perseo, che aveva svelato il tentativo di organizzazione da parte di Cosa Nostra. Erano state fatte delle intercettazioni grazie a un sistema di registrazione che lo stesso Flamio aveva portato nei luoghi in cui si facevano le riunioni, e quello adesso mi ricordo bene se lui l'aveva portata o comunque gli aveva dato indicazioni e poi erano state messe le cimici da parte degli inquirenti. Fatto sta che erano delle registrazioni non conformi in termini di legge, e quindi l'effetto è stato semplicemente che quelle intercettazioni si sono rese inutilizzabili al processo. Quindi a volte ci sono delle situazioni che insomma non sono così chiare e limpide o regolari come in realtà poi dovrebbe essere in termini di legge. Insomma, ci sono state queste cose qui, non lo sapevano gli inquirenti, l'hanno saputo dopo che Sergio Flami era libro paga dei servizi segreti, l'hanno scoperto molti anni dopo, quando quest'ultimo ha deciso di pentirsi, non prima. E questo è un altro aspetto interessante alla nostra storia italiana. Sai, per salvare la vita ad un operatore, insomma, ad un magistrato che rischia ogni giorno, forse voglio dire, indagare in questo senso sarebbe stato anche conveniente, no? Cioè, sapere dove sta il tritolo e saperlo in quel modo, non mi interessa mettere sotto processo, ma io salvo, riesco a salvare il magistrato, insomma. Ma guarda, Ugo, il problema è che le istituzioni probabilmente sanno perfettamente dove è il tritolo, perlomeno una parte di queste istituzioni, perché se ragioniamo al contrario, ovvero non è tanto così che magari salvo la vita al PM di Matteo, salvo la vita, penso a quella cortina istituzionale che dovrebbe e di cui ancora manca un intervento. Penso al Presidente della Repubblica Napolitano o al Premier Matteo Renzi, che non hanno espresso non una parola nei confronti del magistrato
condannato a morte da Totò Riina, e penso anche a quella parte istituzionale più vicina alla magistratura, che dovrebbe essere il Consiglio Superiore della Magistratura, che avrebbe potuto assolutamente dare un sostegno e anche soprattutto un nuovo incarico alla Procura Nazionale Antimafia a Nino Di Matteo, che in questo momento si trova a dover effettuare non solo le indagini sulla trattativa Stato-Mafia o sui mandanti esterni e quant'altro e altre importanti e delicate indagini, ma si trova anche a occuparsi di balconi abusivi, costoni della montagna che cadono, insomma tutti quei famosi processetti di cui in passato, per fare un esempio, l'ex procuratore Giammanco aveva riempito aveva riempito Falcone, esatto, era toccata a lui la stessa sorte. Sì, di fatto è un po' vedere la storia che si ripete. Sarebbero importanti questi segnali qui. Ovviamente trovare il tritolo sarebbe un altro dato importante. Non so se da questo punto di vista sia questo il giusto stratagemma, proprio perché si va contro le regole, anche perché poi non è detto che alla fine si possa trovare il risultato. Allora a quel punto forse sarebbe stato un risultato far uscire di galera Vito Galatolo e dirgli fai l'infiltrato all'interno di Cosa Nostra. Insomma, in passato abbiamo avuto una figura che è stata infiltrata e che per poco non ci portava Bernardo Provenzano. È stato ucciso prima che potesse diventare ufficialmente collaboratore di giustizia. Questo era Luigi Lardo, e questo insomma la dice lunga sulla situazione che viviamo. E Aaron, nei giorni scorsi ovviamente terremo alta l'attenzione sugli sviluppi che ci saranno rispetto a questo arresto, anche se vorrei sottolineare che la notizia è passata in maniera estremamente fugace il giorno dell'arresto dell'avvocato Marcataio, e che poi naturalmente non si è fatta più menzione di tutto ciò. Anche questo è un dato preoccupante, credo, per il giornalismo italiano. E a proposito di giornalismo, il 5 gennaio 1984 Aaron, veniva ucciso Giuseppe Fava, giornalista, sceneggiatore, scrittore, un uomo dai mille talenti sicuramente, al quale tu hai dedicato un pezzo su Antimafia 2000. Aaron, mi senti? Sì, sì, ti sento bene. No, scusami, temevo fosse caduta la linea perché non sentivo. No, ci sono. Ecco, c'è un passaggio di questo tuo articolo che vorrei leggere proprio un secondo. Io ho un concetto etico di giornalismo, un giornalismo fatto di verità, impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Se un giornale non è capace di questo, si fa carico di vite umane. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per calcolo, della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze, che non è stato capace di combattere. Ti sembra questo, Aaron, il ritratto del giornalista medio italiano? Beh, se devo guardare a oggi, assolutamente no. Se devo guardare al passato, ci sono stati uomini che hanno dato la propria vita per questo, salvo anche le eccezioni. Oggi ci sono dei giornalisti che sono coraggiosi e che fanno inchieste che altri non hanno il coraggio di fare. Purtroppo però la nostra storia è fatta a un problema di fondo, che è quello che l'informazione è totalmente in mano alla politica e all'imprenditoria. Non ci sono giornali veramente, veramente liberi. La stragrande maggioranza dei giornali segue una linea politica, o meglio, sono giornali di partito. In passato era più così, oppure seguono un determinato
gli editori impongono una determinata linea politica, e questo porta al risultato che non ci sono giornalisti che possono fare, che hanno la possibilità di fare veramente il proprio mestiere, che in realtà è quello di raccontare i fatti così come sono, commentare i fatti così come sono, proprio quel concetto di cui parla Fava. Quello sarebbe il ruolo, il giuramento di Ippocrate del giornalista. Se per i mafiosi c'è il giuramento di Ippocrate, per i giornalisti ci sarebbe questo giuramento. Abbiamo un diritto in Italia, quello di informare, di essere informati. Questo viene violato continuamente, sentiamo continuamente parlare di leggi bavaglio. Abbiamo una RAI che è assolutamente politicizzata, alla stregua dei governi che vincono, siano essi partiti di destra o di sinistra. Abbiamo le altre tre reti nazionali, se vogliamo, chiamiamole così, in mano a un soggetto che è stato per 20 anni al centro della nostra politica, e che oggi si permette di fare ancora il bello e il cattivo tempo, perché ricordiamoci che il patto del Nazareno è stato siglato sì dal Partito Democratico, ma sull'altra parte del tavolo c'era sempre Silvio Berlusconi. Questo è il quadro dell'informazione italiana. Una timida speranza si può avere per qualche giornale, per qualche sito internet coraggioso. Per qualche sito internet coraggioso, appunto, del fatto che c'è ancora qualcuno che ha la possibilità e la forza di dire le cose come stanno in questo paese. Però è una lotta che non è semplice, e tanto che parlano chiaro i dati nei confronti delle minacce, delle intimidazioni che ci sono nei confronti dei giornalisti. Oggi forse non si uccide più, ma le intimidazioni sono tantissime, così come le querele per ogni minima cosa vengono subito avanzate. Penso, e sicuramente la legge sulle intercettazioni che vuole effettuare questo governo non dà una bella prospettiva sul futuro del giornalismo italiano. No, anzi, renderebbe ancora più difficile tutto. E comunque, sempre dal tuo pezzo, Aaron, che naturalmente segnalo ai nostri ascoltatori, lo trovate naturalmente sulla homepage di antimafia2000.com. I mafiosi sono in ben altri luoghi, in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo abiti in tutte le città italiane ed europee. Il problema della mafia è molto più tragico e importante, un problema di vertici, di gestione della nazione, che rischia di portare al decadimento politico, economico e culturale l'Italia. I mafiosi non sono quelli che uccidono, quelli sono gli esecutori, anche ai massimi livelli. Questa era la risposta che, come tu riporti nell'articolo, Aaron, Pippo Favo, direttore dei Siciliani, dava ad una risposta di Enzo Biagi, andata in onda del 28 dicembre dell'83. Quindi parliamo di, aiutatemi con i conti perché io non sono brava, 33 anni fa, giusto? Sì, questa è l'ultima intervista. Una settimana prima di essere ucciso. Quindi sì. A questo punto, parliamo del 28 dicembre 83, queste parole sembrano scritte da te oggi, non sembra che tu le stia riportando nell'articolo, sembrano parole che stai scrivendo tu. Se in 33 anni non è ancora cambiato nulla, che cosa dobbiamo fare, Aaron? Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto facciamoci la domanda se veramente è così. Io penso di sì, che non sia cambiato nulla, se non addirittura sia peggiorata la situazione. Certo, perché Pippo Fava sosteneva che i mafiosi stanno in Parlamento, e tu mi pare che ne abbia citato uno. I mafiosi a volte sono i ministri, e mi pare che ne abbiamo avuti. Sono banchieri, e anche qui le ultime vicende, soprattutto quella di Banca Etruria, mi sembra che la dica lunga.
Allora, Aaron, il quadro negli ultimi 33 anni non mi sembra cambiato molto. Possiamo sperare in qualcosa con l'arresto dell'avvocato Marcataio? Insomma, un piccolo barlume, un piccolo pertugio che si apre, è possibile secondo te? L'arresto è sicuramente importante, un dato importante che ci fa ben sperare perché significa che ancora c'è una parte di magistratura a cui è permesso di lavorare e di andare fino in fondo nelle cose. Certo è che la speranza io non la vedo tanto in chi è in politica e chi è che ci rappresenta oggi nelle istituzioni, se non nei tanti giovani che partecipano alle iniziative di mafia, di antimafia, di iniziative di legalità, per quanto concerne penso alle iniziative di Libera o anche nelle scuole. In tutte quelle attività svolte dalle agende rosse in tutta quanta Italia, penso ai 2000 e più presenti a Roma nel novembre scorso, insomma. Questi sono i dati che mi fanno ben sperare. Penso alle tante persone che hanno potuto e hanno voluto essere presenti a vedere il processo trattativa Stato-Mafia e le proiezioni di Sabina Guzzanti. Penso appunto ai tanti giovani, perché alla fine sono loro. Se noi possiamo avere una speranza di futuro in questo nostro martoriato e disgraziato paese, è solamente perché ci sono i giovani che vogliono cambiare le cose. E per farlo devono informarsi e essere informati al meglio. Quindi questa lotta di informazione, di democrazia che viene svolta su più livelli deve essere portata avanti e non lasciato questo cambiamento solamente nelle mani dell'autorità giudiziaria, insomma. Certo, da una volta che ci siamo informati è ovvio che il cambiamento passa necessariamente anche dal momento elettorale, quello delle urne. Io spero che questi giovani ragazzi che non sono fessi, perché non sono fessi, il dato che moltissimi giovani più che mai rispetto al passato vanno all'estero, credo che sia per il semplice fatto che hanno capito che in Italia la situazione è grave. La mia speranza è che questi giovani, oltre ad aver capito questo, possano eventualmente arricchirsi da un'esperienza all'estero e poi ritornare comunque in Italia, nella loro patria natia, e portare una nuova mentalità di cambiamento, perché è più che mai necessaria di fronte a questo staticismo che si è creato dal punto di vista culturale e politico nel nostro paese. Infatti, Aaron, più che parlare di informazione di parte, secondo me vige molto di più la regola di una disinformazione di parte. Non abbiamo da pochissime fonti abbiamo notizie raccontate in maniera obiettiva. Il più delle volte diciamo che abbiamo la regola deviata, tanto meglio. Sì, fondamentalmente è così, cioè nel senso che si sceglie determinate notizie di non darle, altre darle in meno risalto, altre di non parlarne affatto. Penso al silenzio assordante che si è scatenato per quanto riguarda il processo trattativa Stato-Mafia, cioè di fatto da quando c'è stata la sentenza Mannino. Pochissime volte ho visto colleghi essere presenti al processo. Queste sono scelte senza nulla togliere a ogni singolo collega che comunque può essere anche rispettata come opinione, però sì, secondo me il processo trattativa Stato-Mafia, che è forse il processo, uno dei processi più importanti nel corso della nostra storia, meriterebbe un'attenzione mediatica ben diversa. Vediamo quello che accadrà domani, faremo la conta su quanti saremo domani che al processo ci sarà,
il procuratore capo di Roma, Pignatone, che è chiamato a deporre. Vedremo quante persone saranno presenti. Un attimo la homepage di attivamafia2000.com, anche perché mi sento 22:51 in questo momento, quindi siamo prossimi alla chiusura del programma. Dunque, no, è stato arrestato uno dei sicari di Pablo Medina. Ecco, questo ci teniamo a dirlo ai nostri ascoltatori, perché ricordiamo Pablo Medina, insieme alla sua assistente Antonia Almada, ha perso la vita proprio a causa della sua intensa attività contro i narcotrafficanti, contro la criminalità organizzata. Puoi farci un breve flash, Aaron, giusto per così dare un'informazione a chi ha seguito e ha saputo da Antimafia 2000 della uccisione di Pablo Medina e di Antonio Almada. Beh, questo ogni tanto è una buona notizia che appare dopo l'estradizione proprio che c'è stata prima di Natale per quanto riguarda Vilma Racosta, mandante appunto dell'omicidio del nostro collaboratore, giornalista Paolo Medina. È finita così dalla trance Flavio Acosta, che si trovava di fatto a lavorare con documentazione falsa in Brasile, a Pato Branco. Lavorava come muratore, si nascondeva così da circa 8 mesi. Il fatto che sia stato ora catturato è per noi un segnale importante, sicuramente un dato di gioia, proprio per dare un minimo di giustizia ai familiari di Pablo Medina e di Antonio Almada, uccisi nell'ottobre 2014. Spero anche, se devo essere Cesario? sincero, spero che il Brasile dia un'estradizione più rapida e che non faccia le barriere rispetto a quanto avvenuto, penso, al caso Battisti per l'Italia, insomma, che ci sono stati anni e anni di lunghissime attese. Infatti, dunque, io purtroppo qui sto avendo qualche piccolo problema tecnico, per cui non ci arriva bene l'audio di quello che dice Aaron. Comunque, rimandiamo ai lettori la consultazione di antimafia2000.com, dove, ripeto, ci sono articoli estremamente interessanti sul caso Manca, su quello che è accaduto ad Antonio Ingroia. Un brevissimo flash, Aaron, riusciamo a farlo sulla questione di Antonio Ingroia, che pare sia stato, aiutami Ugo, C'è il rinvio, è rinviato a giudizio, rinviato sì, con le del accuse di calunnie, credo. Un breve flash, Aaron, su quello che è accaduto. CNR. Beh, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per calunnia all'Ingroia, è una situazione assolutamente paradossale, in quanto Ingroia, insieme a Fabio Repici, è il legale della famiglia Manca. Bene, durante una pubblica udienza, il dottor Ingroia aveva espresso delle considerazioni riguardo all'operato degli investigatori, in particolare un ex dirigente della squadra mobile di Viterbo, Salvatore Gava, sulle indagini che erano state fatte, o meglio, non sono state fatte nella dovuta maniera, non sarebbero state fatte nella dovuta maniera per quanto riguarda proprio il caso Manca. Cosa è successo? Che questo è stato fatto durante un pubblico dibattimento, cioè non è mai esistito che le parole dette da un avvocato in una arringa difensiva o quant'altro siano state poi usate per effettuare poi una denuncia di calunnia. Cioè non esiste proprio, non è mai,
non è mai, non ci sono precedenti, mai non è previsto anche dal codice, cioè l'articolo 598 del codice di procedura penale prevede proprio una causa di non punibilità per le offese che magari sono contenute negli scritti e nei discorsi delle parti, siano essi PM o difensori, se queste vengono fatte durante l'autorità giudiziaria. Adesso qui si è arrivati a una richiesta di rinvio a giudizio, vedremo quello che dirà il giudice. Il fatto in Groia citava la creazione di prove false nel depistaggio del caso Manca. Il caso Manca è un caso che resta ancora oggi risolto. Ci sono state proprio in questi giorni che sono venute alla luce le dichiarazioni del pentito palestinese di Barcellona, Fosso di Gotto, Carmelo D'Amico, che portano alla luce tantissimi aspetti che non erano mai stati riscontrati, che non sono mai stati detti prima d'ora, portano nuovi elementi che avvalorano la tesi della famiglia Manca, che ovvero quella che l'urologo Attilio Manca sia stato il medico, abbia comunque eseguito o comunque curato, ha avuto a che fare nella cura del boss latitante Bernardo, allora latitante Bernardo Provenzano, che era malato di prostata, e successivamente a queste cure Attilio Manca è stato poi ucciso. Non è il primo collaboratore di giustizia che parla di questo, di questa evenienza. Non solo, racconta anche un dato ancora più inquietante, che Attilio Manca sarebbe stato ucciso dai servizi segreti. A dirglielo sarebbe stato non altri che il boss Antonino Rotolo, lo stesso che ha fatto le rivelazioni ad Amico sull'attentato di Matteo. Bene, riprendo da Venezia perché non sento più lo studio da Bari. Credo che ci siano dei problemi. Noi, guarda. Allora, sì, io sì. Aaron ho sentito perfettamente. No, noi purtroppo l'ultima risposta di Aaron l'abbiamo sentita davvero molto molto male. E mi dispiace, ma evidentemente c'è qualcosa che non va. Va bene, comunque. Io ho concluso, cioè nel senso l'ho spiegato in breve quello che è sia per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per Ingroia, sì, sia le novità sul delitto dell'urologo Attilio Manca. Di Manca. Perfetto. Benissimo, Aaron. Noi come sempre ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Penso quanti. Che nei prossimi giorni sarà particolarmente impegnativo, più del solito. Lo è sempre, ma nei prossimi giorni penso che lo sarà un po' di più. Già giusto per dire i prossimi impegni, la prossima settimana siamo attesi da date importanti, penso al 18 che ci sarà l'ultimo atto della requisitoria al processo Mori con Roberto Scarpinato, poi il 19 l'evento che sarà in diretta streaming su Antimafia 2000 in memoria di Paolo Borsellino, perché festeggeremo insieme il compleanno di Paolo Borsellino che cade il 19 gennaio. Sì. Posso farti una domanda a Paolo, una risposta piccolina, se fosse possibile? Cosa vorresti regalare a Paolo Borsellino? Cosa vorresti regalare a Paolo Borsellino per il suo compleanno? Così su due piedi, oddio, mi metti quasi in difficoltà. Sarebbe da regalargli la sua agenda rossa, quella però, restituirgli la sua agenda rossa. Questo sarebbe secondo me il regalo più grande per Paolo e probabilmente anche per tutti quei familiari che da anni cercano la verità. Grazie Aaron, grazie e buon lavoro come sempre. Ciao Aaron. Grazie. Ciao, grazie a tutti voi. Ciao Aaron. Ciao Aaron. Massimo, se hai degli aggiornamenti da darci, delle news?
Sì, allora c'è un aggiornamento, giusto per rimanere in tema. Allora, in breve, perché vedo che siamo già in ritardo, dunque sì. Blitz antimafia contro il gioco online illegale, agenti dello SCICO, della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato stanno eseguendo 11 ordini di custodia cautelare. Il gruppo vicino a varie organizzazioni mafiose che gestiva illecitamente gran parte delle attività di videolottery e gioco online a livello nazionale e all'estero, presi un boss dell'Andrangheta online collegato al clan camorristici, sequestrati beni per decine di milioni. Io non so se mi sentite, perché sento delle scariche. Comunque questa è la notizia in primis. Vediamo se c'è qualcosa per quanto riguarda, qualche aggiornamento per quanto riguarda la valanga nelle Alpi francesi. Ricordo che sono stati dei morti e feriti. Riprendiamo la notizia: un gruppo di studenti e il loro professore sono stati travolti da una valanga nelle Alpi francesi, almeno 3 morti e 3 feriti gravi estratti dai soccorritori. Nessun disperso. Le vittime sono 2 liceali, tra cui un 14enne e uno sciatore estraneo alla scolaresca. Sembra che la slavina si sia staccata al passaggio del gruppo di sciatori, una decina, sulla pista nera di Percombe, che era chiusa. La pista si trova su un versante rivolto a nord e molto ghiacciato. Queste dunque le ultime notizie di oggi. Gli approfondimenti li avete sentiti, emerge in primo piano da quello che intuivo, che noi abbiamo fatto anche un break news nella nostra testata pianetaoggettivo.net, nella nostra televisione online, dunque la cattura di uno dei killer che uccisero Pablo Medina, che ricordo era un nostro amico e collaboratore dei colleghi di Antimafia 2000, che a sua volta Pianeta Oggi TV collabora con Antimafia 2000. E dunque un episodio di violenza domestica che si era verificato nella località brasiliana di Pato Branco, a sud-est dello stato di Parana, distante circa 100 km dalla frontiera con l'Argentina, e ha messo fine alla latitanza di Flavio Acosta. Cioè, grazie a questo incidente domestico è venuto fuori il discorso. Cioè, l'uomo, 30 anni, è ritenuto uno degli assassini del giornalista Pablo Medina, collaboratore della rivista Antimafia 2000, e della sua assistente Antonia Almada, uccisi, lo ricordiamo, il 16 ottobre del 2014, mentre percorrevano in auto una stradina isolata a Villa Igatimi, distanti circa 50 km da Curugati in Paraguay. La polizia brasiliana lo ha arrestato sabato mattina proprio a Pato Branco, dove abitava da circa 8 mesi. Lavorava, come diceva prima Aaron Pettinari, come muratore. Acosta, in possesso di documentazione falsa sotto il nome di Flavio Valerio de Assuncao, è il nipote di Vilma Acosta, ritenuto mandante dell'omicidio del giornalista e della sua assistente, anche lui arrestato in Brasile nel marzo dello scorso anno, e poi è stato estradato, lo ricordiamo, in Paraguay alla fine del 2015. Ecco, questa è un po' la notizia che io adesso ho fatto un sunto, che la trovate anche dentro alla testata giornalistica antimafia2000.com. Questo è tutto, non vedo altre cose che posso dirvi. Vi segnalo solo questo, ecco, su pianetaoggitv.net, la bomba atomica, la folle corsa verso l'autodistruzione, energia nucleare uguale energia della morte. E quindi poi vabbè, c'è il breaking news che appunto ricorda che è stato catturato uno dei due killer, Pablo Medina, e quindi fa riferimento alla trasmissione di approfondimento che sta per volgere al termine qui a Radio Science, e dopodiché il documentario molto importante prodotto da Fulvio Grimaldi, il noto giornalista Fulvio Grimaldi, che in collaborazione con Pandora TV di Roma l'abbiamo messo anche noi qui nella home page, dove potete vedere le conseguenze dell'embargo
che è stato fatto dopo la guerra in Iraq. Ecco, immagini, ci sono immagini molto forti, ve lo dico fin da adesso, però questa purtroppo è la realtà, non ci possiamo neanche mettere insomma una benda davanti agli occhi. Alle 23.05 è tutto, mi scuso per la voce che mi sta andando via, spero che si sia capito bene, insomma. Vi restituisco la linea e naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori qui da Venezia. Grazie a Massimo Bonella, responsabile di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Lo salutiamo. Salutiamo anche Saluti, Massimo. Rosario Moreno da Treviso. Lo ringraziamo Saluti, per Rosario. La regia. E buonasera. A Lombettinari, capo redattore di Com. Buonasera. Bene, con questo chiudiamo la nostra trasmissione. Ciao, diamo buonasera. Appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, sempre su Radio Science, sempre alle 22. Grazie e buonanotte. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte a tutti, ciao Rosario. Ciao. Partita la